Alleluia, gloria al Signore, Gesù Cristo è tanto grande, gloria si è resa a Dio. Dopo la sua risurrezione, egli si incontrò con i discepoli e disse loro, ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra, alleluia, gloria al Signore. E ogni mattina quando prego questo verso... Mi viene così chiaro e non c'è una mattina da anni che non ripeto questo verso. Il mio cuore si innalza verso di lui, perché realmente di fronte a tutti gli esseri invisibili che ci circondano, forze spirituali, esseri malvagi, noi che cosa vediamo? Niente. Ma quando ci rivolgiamo a Cristo, Alleluia, 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 Colui che dice dal di sopra ed è dentro di noi per lo Spirito Santo, Ogni potestà mi è stata data. Allora il nostro cuore vede Cristo come Colui che è l'Onnipotente Dio, Colui che può tutto. E soprattutto è stato lui che ha innestato la vita spirituale dentro di me, dentro di te se sei nata di nuovo. Cioè, noi abbiamo un collegamento diretto, virtuale, spirituale con lui. E quando il nostro cuore si innalza, allora perdiamo la, la misura delle nostre parole. E ti assicuro che è bellissimo perché quando. Dico in italiano, ogni, Gesù dice ogni potestà mi è stata data, il mio spirito si eleva verso di lui e comincio subito a parlare in lingua, perché non trovo le parole per esprimere la mia riverenza, la mia gratitudine verso colui che gli è stato dato ogni potere. Gesù Cristo è tanto grande non c'è un altro come lui ed ho la certezza la garanzia perché lui mi ha fatto nascere di nuovo e sento la vita sua nella mia vita quando mi elevo che elevo il mio spirito per adorare proprio come dice la scrittura adorare Dio in spirito e verità o oh, trovo le parole grandi nel dire: Tu sei l'Iddio grande, l'Iddio altissimo, tu sei l'Iddio onnipotente. Ma poi mi vengono meno, perché egli è molto di più delle mie parole. Ed elevo il mio spirito e comincio a parlare in lingue: Shaka Massanta, Tu sei grande, Signore Gesù. Ti benedico, gloria a te, Padre, Figlio e Spirito Santo tu sei lì Dio onnipotente, tu puoi ogni cosa, grazie perché tu hai iniziato l'opera di salvezza nella mia vita, grazie perché tu hai innestato la vita divina nel mio spirito, il tuo spirito è sceso su di me, mi ha trasformato, mi ha cambiato e tu sei il grande, non c'è nessuno come te perché ogni potestà ti è stata data e Dio l'ho sperimentato in parte nella mia vita e perciò ti lodo, ti benedico, ti glorifico. Signore, dammi grazia di poterti servire in questo giorno. Fammi cercare la tua presenza, di camminare insieme con Te ancora in questo giorno. Comincia la mattina in questo modo. Lodando, benedicendo Dio, glorificandolo, innalzandolo, non è che noi lo alziamo, lo, lo diamo col cuore. Non che noi innalziamo Dio, non è che lo prendiamo, no, passa al di sopra di tutte le nostre cose, di noi stessi, ci eleviamo verso di Lui e possiamo così comprendere, ma manco comprendiamo, giusto per dire. Gesù Cristo è tanto grande, non c'è un altro come Lui. Egli è il Dio dell'impossibile, ogni cosa Egli può fare. E il nostro cuore allora parte già insieme con Lui. Le forze dell'avversario gli sono sottoposte perché ogni potestà gli è stata data. E quando poi diciamo... Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra il nostro cuore si rasserena nel dire ci possono essere delle controversie, ma lui vede tutto e a Dio sia la gloria. Ci vogliamo accostare a lui insieme, eleva anche tu il tuo spirito verso di lui e andiamo a lui. Signore veniamo a te insieme con la sorella, col fratello, eleviamo il nostro cuore verso di te. Per benedirti, per innalzarti, per glorificarti. Tu sei grande, tu sei il Dio onnipotente. A te diamo lode, onore e gloria. Signore ti preghiamo, spandi la tua presenza sopra di noi, su questa assemblea. Spirito Santo di Dio, influenzaci, sì, sì, sì e parlaci attraverso la tua parola te lo chiediamo tutti insieme nel nome potente di Gesù Cristo e a te padre, figlio e spirito santo diamo lode, onore e gloria ora e sempre. Alleluia, alleluia, alleluia. Amen. Oggi c'è un bellissimo messaggio. Non disprezziamo i consigli di Dio. Dio fa molta prevenzione nella nostra vita attraverso i Suoi consigli. Prima che noi facciamo qualcosa dentro di noi abbiamo già un rifiuto di certe cose o il desiderio di farle. Beh, se viviamo, se viviamo la nostra vita carnale secondo il mondo, ci troviamo in contrasto con Dio perché desideriamo altre cose. Ma se desideriamo vivere armonizzati con la sua volontà, allora Egli fa una grande prevenzione nella nostra vita. Prima che commettiamo l'errore, previene sempre. Prima che agiamo, dice, ah, questo è meglio che non lo fai. Non disprezziamo i consigli di Dio. Leggiamo insieme in Proverbi capitolo 19 verso 2, dice lo zelo senza conoscenza non è cosa buona. Chi cammina in fretta sbaglia strada. L'anima che non conosce la parola di Dio cammina. Ma non sa dove va. Ti sembra strano, ma è così. Cammina in fretta, si muove, ma non sa dove va. Nel verso 3 continua e dice: La stoltezza dell'uomo ne perverte la via, ma il suo cuore si irrita contro il Signore, shakama eh? santa. In parole diverse, noi camminiamo a modo nostro, facciamo le nostre scelte, decidiamo tutto, in fretta, concentrati su quello che ci dice la nostra testolina e poi quando succedono errori o cose che non funzionano come vogliamo noi, ce la prendiamo con Dio. Leggiamo questo verso. Perché c'è una categoria che vive proprio così. Leggiamo, leggiamo. Dice: la, sta, la stortezza dell'uomo ne perverte la via, ma il suo cuore si irrita contro il Signore. Shakamassant. E se la prende con Dio. Conosci delle persone e, e subito ne hai qualcuno nella mente. Che lungo il cammino, quando sbaglia, quando qualcosa non funziona, cosa fa? Bestemmia a Dio. Strano, eppure è così. Tu ne conosci più di uno. Si fa male, gli va qualcosa storta, la fa lui, e poi se la prende con Dio. Ti pare normale? Ci sono alcuni cristiani che invece se la prendono col diavolo e anche qui non è sempre così. Perché qualche volta siamo noi che sbagliamo e non c'entra niente il diavolo perché il Signore ci preavvisa e noi invece forziamo la mano e poi diciamo... Ma guarda il diavolo. C'è un esempio di uno che mentre camminava trovò seduto su una pietra uno che piangeva. E gli disse: Ma perché piangi? Ma chi sei? disse lui: Io sono il diavolo. E perché piangi? Disse: guarda, se la prendono tutti con me questi cristiani. È vero che io sono uno che insinuo, uno che provoco, insomma, eh? sappiamo come fa. Però certe cose li fanno loro e se la prendono con me. Io non sono un santo, però questi cristiani me ne addebitano tanto, tante che io non c'entro niente. Allora, chi stoltamente sbaglia, se la prende con Dio sbaglia. Ma anche tu e io, cristiano, cristiana, quando li facciamo noi le cose, dobbiamo mettere più attenzione. Perché certe volte veramente il diavolo non c'entra niente. Siamo noi che scegliamo certe cose, eh, perché noi abbiamo una volontà propria, noi arbitriamo la nostra vita e le nostre scelte. Perché Dio ci ha fatto a sua immagine e somiglianza. Grazie si è non resi a Dio che è così perché se eravamo dei robot come l'intelligenza artificiale. Allora non eravamo come il Signore. Meno male che il Signore ci ha fatto così, perciò questo ci dà responsabilità. Molti sbagliano e se la prendono con Dio. Se la prende con Dio, bestemmia per i propri fallimenti. Non solo i fallimenti, ma anche i guai è in colpa a Dio. Se chiedi ma credi in Dio? Ti risponde, ma Dio non c'è. Oh, che stoltezza! Questa è una persona intelligente, ma è stolto, nei riguardi di Dio naturalmente. E infatti la Bibbia gli ha dato un nome anche a questa categoria. Nel Salmo 14,1 dice: Lo stolto, dice in cuor suo, Dio non c'è. Lo bestemmia, però dice non c'è. Lo stolto ha detto in cuor suo non c'è Dio. Sono corrotti. Fanno cose abominevoli. Non c'è nessuno che faccia il bene. E poi quando non funziona questo stolto che dice Dio non c'è bestemmia Dio, ma come siamo tondi? Signore aiutaci veramente. La Bibbia dà il nome a questa persona. Non è stupida, ma non sa. Cammina senza sapere dove va. Cammina, non sa dove, non crede in Dio, sbaglia e se la prende con Dio. Ci vedi una logica in tutto questo? Cioè, c'è uno stordimento, una caparbietà, che ci porta a camminare un poco come non sapere perché e per come facciamo certe cose. E di persone così ce ne sono tante. Io spero che non siamo anche noi così. Perciò è importante che noi. Entriamo nella parola del Signore perché ci dà dei buoni consigli. Egli vuole fare prevenzione per evitare che sbagliamo e poi agitarci al punto di prendercela col Creatore, che peggiora la situazione. Perché quando noi ci allontaniamo da Dio, non ascoltiamo I Suoi consigli, non eh, esercitiamo la fede in Lui, Restiamo sempre più soli e facciamo sempre più errori e entriamo sempre più nelle cose che ci allontanano da Lui. E le cose vanno sempre peggio. Questo difetto lo notiamo fin dalla creazione dell'uomo, fin dalla Genesi. I primi due figli. Di Adamo ed Eva, proprio in uno, di, in uno di quelli era così. Allora ce ne sono parecchi. Io spero che tu non sia così. E se così sei, ti raccomando, cominci a dirizzare i tuoi passi nelle vie del Signore, perché poi il peggio sta davanti. Guardiamo questo primo uomo che si muoveva in questo modo. Nella Genesi, nel capitolo 4, verso 5, leggiamo insieme che cosa dice. Ma non guardò con favore Caino e la sua offerta, qui è Dio che parla, Caino ne fu molto irritato e il suo viso era abbattuto. Caino, ignorando le istruzioni divine, fece secondo lui. Quando scoprì che non aveva fatto secondo quello che Dio aveva ordinato, perché Dio aveva dato degli esempi e degli insegnamenti precisi ad Adamo ed Eva, come li aveva coperti, attraverso il sacrificio di un animale, perché loro si volevano coprire con le foglie di fico, ma che, che razza di copertura è? Dio, nella figura dell'innocente che morì per il peccatore, già anticipava velatamente la venuta del suo figlio che doveva dare la sua vita per coprire, per lavare i nostri peccati, per lavare i nostri cuori. Questo insegnamento Dio lo aveva dato in pratica ad Adamo e ad Eva. I figli nati in casa di Adamo ed Eva questa storia la ricevevano in prima persona da loro perché loro due, papà, e mamma sapevano cosa Dio aveva fatto perciò questo insegnamento nella famiglia di Adamo e di Eva era presente infatti Abele aveva compreso che cosa desiderava Dio e fece proprio così ma il fratello non solo aveva sbagliato perché aveva fatto secondo lui poi stava pure arrabbiato. Eccoci qua, ci siamo proprio come ho detto prima. Caino, ignorando le istruzioni divine, fece secondo lui, fu molto irritato. Il Signore lo voleva aiutare. Anziché andare lui da Dio, andò Dio da lui. Dio ci parla sempre, fa prevenzione. Nel verso 6 dice così, Dio si avvicina e dice a Caino, perché sei irritato? Perché hai il volto abbattuto? Eh, che bello. Vedere Dio che viene in questo modo, noi avremmo dovuto o dobbiamo dire, Signore sai, ho fatto un errore. Non sono sbagliato, adesso mi arrabbio pure, me la prendo con te o me la prendo con mio fratello che ha fatto bene, perché quello stava arrabbiato contro il fratello e contro Dio. Ma che razza di uomo! Noi quando diciamo che razza di uomo, sai che stiamo dicendo come so fatto io, perché molte volte noi facciamo la stessa cosa, facciamo degli errori e poi ce la prendiamo, non con noi, come ho detto prima, col diavolo o con Dio. E beh, ti pare normale questa cosa? No, no, non è normale. Dio lo voleva aiutare e chiede, perché? Per riprendere la giusta via. Il Signore, se lui si fosse lasciato parlare e con una giusta predisposizione, il Signore diceva, non ti preoccupare, fai ancora in tempo, puoi subito rimediare. Prendi un agnello che sei coltivatore pure tu, anziché offrirmi come pensi tu, secondo il tuo modo di essere religioso. Fai come ho detto io a papà, a mamma, come ha fatto tuo fratello. Ammesso che ce n'erano quattro, sapevano tutti e quattro, ma lui caparbiamente voleva fare di testa sua. Non facciamo di testa nostra. Per riprendere la giusta via stava, e non solo questo, questo caino, Stava con la testa bassa, stava arrabbiato, non guardava in faccia a nessuno. Signore aiutaci. E spesso siamo noi che facciamo così. Perché sei arrabbiato? Stava arrabbiato. Leggiamo il verso 6 e 7. Gloria sia resa al Signore. Il Signore disse a Caino: Perché sei irritato? E perché hai il volto abbattuto? Leggiamo il verso 7, cosa dice. Se agisci bene non rialzerai il volto? Dici, tu hai sbagliato e stai pure con la testa bassa, arrabbiato. Ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta. E i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. Cioè, troviamo nell'Apocalisse che dice che Gesù sta alla porta del nostro cuore perché vuole entrare per fare del bene. Se noi apriamo la porta, Cristo Gesù viene e dimora nella nostra vita e noi camminiamo con lui. Qui ci fa comprendere che il peccato sta alla porta. Satana sta con qualche desiderio davanti al tuo cuore, davanti al mio cuore per dire che se gli apriamo la porta per aderire e fare quello che ci propone, allora entra e non se ne esce più perché un poco alla volta piglia corpo nella nostra vita. Però Dio dice guarda che tu lo puoi dominare. Come lo possiamo dominare? Non aprendogli la porta. Se sappiamo che entrando guasta tutto, guasta l'armonia nostra, guasta l'armonia con Dio, non gli dobbiamo permettere di entrare. Abbiamo la possibilità di dominarlo. Il peccato è sempre davanti alla porta del nostro cuore. Il desiderio di Satana è di farsi strada nella nostra vita, ma noi non dobbiamo dargli la possibilità. Dio fa sempre prevenzione attraverso i suoi consigli. Noi dobbiamo far tesoro dei consigli di Dio. Dio si era avvicinato per consigliarlo, per dire come doveva fare, ma lui con la testa bassa, ostinato, non riusciva a perdonare se stesso e non riusciva a chiedere perdono e non riusciva a riprendere la giusta strada. Che testardo. Noi a volte siamo caparbi anche quando ci viene detto non c'è niente da fare. Siamo un popolo di collo duro, dice il Signore. Più avanti si allarga questa piaga. Che vuol dire di collo duro? Gli animali che servivano per arare, per portare i carri, per portare no. Quando c'erano dei pericoli il padrone tirava la, la corda a destra o a sinistra per evitare l'errore, per evitare il burrone, per evitare il pericolo, ma questi animali piegavano la testa e col collo duro andavano avanti senza... Senza voler cedere e andava a finire nel, bur nel burrone. Ci sono degli animali così, ma certe volte noi facciamo così. Normalmente, io mi ricordo asini, gli asini perché avevamo quelli quando ero piccolo. Se c'era un pericolo sotto, lui andava proprio sull'orlo del pericolo. Oppure se c'era una siepe che si era allungata no? sulla strada, perché a volte crescono quei cespugli, lui ci andava a passare sotto. Ora se tu eri a cavallo all'asino, ti portava dove ti faceva vedere il pericolo. Tu tiravi ma non si spostava. Oppure andava a strisciare sotto i cespugli. Perché tu ti dovevi abbassare e se c'erano le spine ti faceva male. Però questi animali avevano il collo duro, certe volte siamo noi. Caino in questa circostanza è l'esempio di ognuno di noi. Collo duro, il consiglio di Dio non gli interessava. Abbiamo un esempio però, nella persona di... Paolo, Saulo da Tarso, quando il Signore gli apparve sulla strada egli cominciò da lì a ricevere i consigli del Signore, disse, che vuoi Signore che io faccia? Il Signore gli diede un consiglio e disse, vai. e aspetta che viene Ananias. Egli pregherà, riceverai lo Spirito Santo, sarai guarito, ci vedrai e poi predica il Vangelo. Porta il consiglio mio alle persone. Paolo non solo ricevette il consiglio del Signore, ma cominciò ad essere il propagatore del consiglio di Dio dovunque andava. Ecco un cambiamento radicale che porta il Signore nella vita di un credente. E leggiamo nel capitolo 20 verso 27 degli atti degli Apostoli che dice perché non mi sono tirato indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio, ciò che riguarda la salvezza di Dio. Bellissimo, che differenza. Riceve il consiglio di Dio. Quando noi andiamo nella parola del Signore, riceviamo i consigli di Dio, li mettiamo in pratica e siamo portatori del consiglio di Dio perché il Signore possa salvare quelli che, non distrattamente, volutamente, Scelgono la via sbagliata. Signore, aiutaci. Questo dobbiamo noi seguire. Paolo aveva accettato le direttive dal Signore Gesù e non si tira indietro nel porgere il consiglio, l'avvertimento di Dio attraverso la Sua parola. Dio avvertiva Caino. <ride> non ascoltò, rifiutò di agire bene, così il peccato che lo spiava entrò e fu un disastro. Leggiamo nel verso 8 della Genesi, capitolo 5, verso, capitolo 4, verso 8, dice così. Signore aiutaci. Capitolo 5, scusami, verso 8. Dice. Ho sbagliato qui. E capitolo 4, verso 8. Ho sbagliato anche su Facebook. Bene se si può aggiustare va bene, se no lo mettiamo dopo quando richiamiamo dove abbiamo letto. Un giorno Caino parlava con suo fratello Abele e come era avvelenato, trovandosi nei campi, Caino si avventò contro Abele, suo fratello, e lo uccise. Beh, questa è una storia molto lunga, ma se tu la vai a leggere quest'uomo visse una vita disastrata, cominciò a avere paura che lo uccidevano. Non erano solo loro due, perché la storia ci parla di questi due, ma realmente allora che vivevano 8-900 anni, questa storia, quando viene poi scritta, c'era una buona parte di popolazione perché facevano figli senza fine, figli, rifigli e compagnia, perché in 8-900 anni, pensa nel secolo passato, c'erano molte donne che facevano 20 figli, 20, 25, 28, insomma erano donne che non si fermavano. Pensa nei 900 anni quante persone c'erano. Dovunque andava aveva paura che lo uccidessero, che Dio dovesse intervenire. <coughs> e gli mise un segno. L'ebraico è la lingua di Dio, secondo mi dice il cuore. Gli mise il segno della Tao. Tao è una lettera ebraica che ha forma di croce. Già da allora Dio simbolizzava la croce del suo figlio che doveva salvare l'uomo, ma in questo caso non doveva salvare Caino, doveva salvare i posteri, noi, era un portatore della croce dovunque si muoveva con la paura che aveva addosso, come dire abbiamo bisogno di andare alla croce per essere salvati, perché io ho sbagliato e non c'è più rimedio, e non ci fu rimedio perché mai mai si pentì, si rammaricò, ma mai si pentì. Il Signore vuole il nostro ravvedimento, eh? Gesù, Giovanni Battista, Gesù, gli Apostoli, io attraverso il Vangelo predico il ravvedimento, perché senza ravvedimento e fede nel Signore Gesù Cristo non c'è remissione dei peccati, non c'è perdono. E quando non c'è perdono non c'è il cielo non c'è Dio per quella persona Signore aiutaci diventò un assassino per non avere obbedito Dio diventò un assassino un criminale Signore aiutaci questi eventi nella Bibbia ci sono e sono scritti che servono per per nostro insegnamento. Le cose che sono accadute, scritte nella Bibbia, servono per noi. Quelle buone per essere imitatori, come dice San Paolo. Quelle non buone per non imitarli, per evitare, per non incorrere nello stesso pericolo. Quando non comprendiamo una parola in profondità, lo dico spesso, ci sono gli esempi che ci aiutano. Guardiamo un altro esempio. Così facciamo tesoro degli insegnamenti che troviamo nella parola di Dio. Proprio perché parola di Dio serve per noi per fare prevenzione. Dio aveva scelto Saul per essere re perché il popolo voleva il re. E così Saul, in un primo momento vide la mano potente di Dio su di lui, ma man mano che camminava con Dio incominciò a fare un po' come Caino, incominciò a fare di testa sua. In 1 Samuele, capitolo 15, verso 23, Infatti la ribellione è come il peccato della divinazione e l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli e degli dei domestici. Poiché tu hai rigettato la parola del Signore, il consiglio del Signore anch'egli ti rigetta come re. Vedi? La disobbedienza equivale alla stregoneria e all'idolatria. Perché vengono nominati questi due peccati qui nella parola del Signore? Lo Spirito Santo anche una virgola sa perché. Noi certe volte come credenti non pratichiamo e non dobbiamo praticare la stregoneria perché è un fenomeno che ci infetta, eh? È tanto infettante perché se tu usi la stregoneria e così via, cominci a sentire rumori nella casa, cose che vanno storte, paura, timori, cominci a avere paura. Perché è una forza spirituale che ti aggredisce quando gli fai spazio, quando, a, quando ti apri a questo. E Dio, nella sua parola... <coughs> ha ordinato che quelli che facevano stregon stregoni, stregonerie, dovevano essere eliminati dal popolo. C'era era la pena di morte. Dio è severo su queste cose. E l'idolatria, la stessa cosa. Se tu sei un idolatra, io ti voglio dire, togli di mezzo tutto. L'idolatria... Se tu adori degli idoli, la Madonnina, San Ciro, Sant'Antonio, tutte queste cose, che li baci, li fai, non ti conviene. C'è la pena di morte, cioè c'è la separazione da Dio. Non puoi avere comunione con Dio, perché hai messo l'idolo al posto di Dio. Qui dice la stregoneria e l'idolatria. Leggiamolo perché così poniamo a mente anche noi, Dio fa prevenzione anche questa mattina con te, con me. Leggiamo un'altra volta. Poiché tu hai rigettato la parola del Signore, anche Egli rigetta come Re. Poiché l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli. E degli dei domestici, tutte quelle, quelle figurine che tieni, che adori, che baci in casa e così via, quella è roba che la devi togliere, perché quello ti allontana da Dio. Ma infatti, Dio non ci scherza con queste cose. Proprio a, quegli, a quei sacerdoti dell'idolo di Baal, di ordino che dovevano essere decapitati e diede la potenza ad Elia di ucciderne 450. Pensi che quello era la forza di Elia da poter uccidere 450 profeti, ma che sono uccelli che li spari? 450 profeti, solo Elia. Là c'era la potenza di Dio che agiva attraverso Elia, perché l'idolatria, la stregoneria, c'è pena di morte davanti a Dio. E se non muori fisicamente, muori spiritualmente che non puoi avere comunione con Dio. La disubbidienza equivale alla stregoneria e all'idolatria. Non c'è un peccato bianco come noi abbiamo classificato la stregoneria bianca, la stregoneria nera, ma qua quella è tutta nera perché è contro Dio e basta. Passibili di morte ed entra in azione un altro principio. Quando noi rigettiamo Dio e rigettiamo i suoi consigli, il Signore rigetta noi. Dio è buono e misericordioso verso coloro che desiderano voler cambiare. San Giacomo dice così, che Dio resiste ai superbi ma fa grazia agli umili bellissimo questo Saul era superbo come si chiama che abbiamo parlato prima Caino era superbo stava con la testa bassa davanti a Dio che Dio era lì che lo voleva recuperare Dio molte volte, e proprio dove sei tu? Non stare con la testa bassa, alza il capo verso di Lui, perché Lui parla che ti vuole recuperare, sorella, fratello, Lui ti vuole recuperare, non avere timore. Entra in azione un altro principio, noi rigettiamo Dio, egli rigetta noi. Leggiamo nel verso 26 dello stesso capitolo, dice così, Signore aiutaci, a Samuele disse a Saul, non ritornerò con te poiché hai rigettato la parola del Signore. E il Signore ha rigettato te perché tu non regni più sopra Israele. Dio non permette neppure ai suoi servi di perdere tempo con quelli che rigettano la parola del Signore. Nel verso 35 dello stesso capitolo dice così, Samuele finché visse non andò più a vedere Saul perché Samuele faceva cordoglio per Saul e il Signore si pentiva di averlo fatto di aver fatto Saul re di Israele. Vedi quale disastro quando noi diventiamo testardi o di collo duro, insistiamo nel voler perseverare nel male. Dio non permette neppure ai suoi servi di perdere tempo. Samuele faceva cordoglio per questo, era dispiaciuto. In un altro caso pregava, ma Dio gli disse non pregare più. Prima Samuele, come uomo di Dio, diceva non voglio commettere questo peccato per non pregare per voi, per il popolo, perché noi dobbiamo intercedere. Io questa opera non mi permetto di venire qui se prima non ho pregato per te che ascolti. Tutti i giorni, senza perdere tempo perché se no la mia parola non porta frutto per la gloria di Dio. Prima che vengo sul pulpito come servo del Signore, io prego per te perché la parola del Signore possa portare beneficio alla tua vita. Prego che il Signore ispiri e mi guidi e prego per te che ascolti e dovunque arriva questo messaggio, vieni accompagnato dalla mia preghiera, perché questa è un'opera spirituale, non c'è un altro modo che possa portare frutto per la gloria di Dio se non attraverso l'intercessione della preghiera. Per coloro che ascoltano la parola del Signore. Sì, sì, Dio disse a Samuele: Non pregare più. Lui aveva un grande scrupolo di pregare, ma Dio glielo vietò. Samuele faceva cordoglio, era addolorato per Saul. Nel capitolo 16, verso 1, leggiamo cosa dice. Perché a noi dispiace quando un'anima si allontana da Dio. Il Signore disse a Samuele, fino a quando farai cordoglio per Saul, mentre io l'ho rigettato perché non regni più sopra Israele. Riempi d'olio il tuo corno e va. Ti manderò da Esaia di Betlemme, perché mi sono provveduto un re tra i suoi figli. Di questi eventi ce ne sono tanti nella Bibbia. Dio onora quelli che lo onorano. Questo principio lo dobbiamo avere in mente perché noi non dobbiamo fare le cose per piacere agli uomini, dobbiamo muoverci per piacere a Dio e onorarlo con tutto il cuore. Che pensa, pensa la gente, noi dobbiamo onorare Dio. Nel capitolo 1 verso 30, nel capitolo 2 verso 30 dello stesso libro dice Dio. Lungi da me tal cosa poiché io onoro quelli che mi onorano e quelli che mi disprezzano saranno disprezzati. Anche qui c'è un anziano sacerdote, sommo sacerdote Eli, che aveva dato più possibilità ai figli di essere iniqui senza dirgli niente. Aveva onorato i figli e non aveva onorato Dio. C'erano delle grandi promesse su quest'uomo, sulla sua discendenza. Ma Dio, quando noi siamo disubbidienti, perdiamo le promesse di Dio non solo, ma anche la nostra discendenza ne paga le conseguenze, perché Dio usa benignità fino alla millesima generazione, ma punisce fino alla terza e alla quarta generazione di coloro che lo odiano di coloro che non osservano. Se tu vuoi bene dei tuoi figli, ti devi consacrare al Signore, perché di là, dalle radici della tua consacrazione, si trasferisce il benessere e la benedizione di Dio sui tuoi figli. Sì, sì. Non gli, se gli vuoi lasciare un'eredità speciale alla tua famiglia, consacrati al Signore, che oltre a lasciargli quello che puoi, la casa, qualche terreno o qualche po' di soldi, gli lasci la benedizione che vale più di tutto questo, perché se gli lasci la casa è con una cassaforte piena di soldi, arriva il terremoto, distrugge la casa, si perde pure la cassaforte, tuo figlio se si salva, è già una fortuna e cosa hai fatto? Invece la benedizione di Dio se la trasferisce per sempre. Gloria sia resa a Dio, di questi eventi ce ne sono tanti nella Bibbia. Dio onora quelli che l'onorano e la nostra disobbedienza, per la nostra disobbedienza, crollano tutte le promesse di Dio per noi e per i nostri discendenti. Nel libro dei Proverbi, nel capitolo 3, verso 11, dice così: Figlio mio, figlia mia, eh, figlio mio, figlia mia, non disprezzare la correzione del Signore e non ti ripugni la sua riprensione. Il Signore era andato amorevolmente da questo caino, ne pagò le conseguenze per tutta la vita, fino nell'eternità. Signore, aiutaci. Tutti siamo soggetti a peccare. Ma non ci dobbiamo opporre alla correzione. Un altro esempio lo troviamo in Esaù. Esaù disprezzò particolari diritti, particolari privilegi che aveva nella primogenitura che gli spettava per, per diritto. Dio gli aveva permesso di nascere prima per ereditare le promesse di Dio, ma lui barattò questa benedizione. Infatti in Genesi capitolo 25 verso 34 dice, allora Giacobbe diede a Esaù del pane della minestra di lenticchie e gli mangiò e beve, poi si alzò e se ne andò. Fu in questo modo che Esaù disprezzò la primogenitura. A casa nostra mia moglie una volta alla settimana cucina lenticchie. <ride> abbiamo una dieta tutta mediterranea, abbiamo moglie un'antica, cucina come cucinava sua mamma. E ogni volta che guardo queste lenticchie, lenticchie, dico, può essere mai possibile che quest'uomo per un piatto di lenticchie si è venduto la benedizione di Dio? Ma proprio siamo fuori dal... Dalla, dalla, da ogni grazia. Signore, aiutaci. Questo atto passò alla storia come irrispettoso di Dio. Il religioso, cioè senza timore di Dio. Perché non, era, non erano le lendicchie, era la benedizione che Dio aveva stabilito per Lui, e Lui fu irrispettoso verso Dio. Anche questo si rammaricò ma non si pentì perché Dio più avanti lo avrebbe aiutato nel fare le cose ma niente da fare. Signore aiutaci. In ebrei 12, 16 parliamo di migliaia di anni dopo è passato alla storia come uno Irriverente verso Dio. Leggiamolo insieme. Che nessuno sia fornicatore o profano come Saù. Che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura. Come ci dobbiamo muovere allora? Nella parola del Signore c'è come non dobbiamo fare e come dobbiamo fare. Non ci lascia mai all'oscuro di dire non fare questo, ma allora che devo fare? Dio ci semplifica sempre la via, la giusta via, fa sempre consulenza. E nel Salmo 51, 17 dice così, che se andiamo a lui, come lui dice, il sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Proprio sì, così, così. Tu Dio non disprezzi un cuore abbattuto ed umiliato. Ti senti debole, ti senti mortificato, ti senti abbattuto perché hai sbagliato? Ecco il momento che vai al Signore. Egli ti rialza, ti accarezza. Come ti accarezza? Accarezza la pelle. No! Dentro nel cuore, quando vai con uno spirito abbattuto, per ravvederti, per pentirti, per dire Signore ho sbagliato pure stavolta, senti che sorge dentro di te quando lo fai sinceramente, non temere, io ti ho perdonato, mio figlio è morto al tuo posto, il suo perdono lo riverso sopra di te. Una voce interiore non è che ti accarezza sulla spalla, accarezza e entrano in te. Sentimenti che accarezzano la tua anima, shakamassanda shalakamaita. Ci dice che ci riceve se ci accostiamo a lui col cuore e chiediamo col cuore, shakamassanda. Leggiamo nel verso 10. Impariamo come accostarci a Dio. Il verso 10 dice così. Verso 10 del, del Salmo 51. Oh Dio, eh, dobbiamo chiedere al Signore, oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova, metti sentimenti che vengano da parte tua, rinnova dentro di me uno spirito ben saldo, un rinnovamento con il desiderio di essere ripieni dello Spirito Santo nel verso 11 perché è la presenza dello Spirito Santo che cambia questo non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo Santo Spirito un rinnovamento con il desiderio di essere ripieni di Spirito Santo Gesù conferma questo che dobbiamo andare a chiedere in Luca capitolo 11 verso 13 dice che quando noi andiamo al Padre Celeste, egli dona lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. E prende questo paragone dicendo, ma se voi che siete malvagi, quando i vostri figli vi chiedono qualcosa di buono, glielo date quanto più il Padre vostro Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Perché abbiamo bisogno dello Spirito Santo? Lo Spirito Santo è l'agenzia, tutto ci viene dato attraverso l'agenzia dello Spirito Santo. Dico agenzia non per dire che è un'istituzione. Dico agenzia perché noi siamo abituati a comprendere che certe cose si ricevono attraverso certe agenzie che hanno l'esclusività. Lo Spirito Santo nella nostra vita, la persona dello Spirito Santo, è quello che porta la grazia di Dio e la riversa nei nostri cuori. Perciò quando Egli ci ammaestra e vuole fare prevenzione, noi non dobbiamo... Subito, uffa, no, non facciamo come Caino, non facciamo come Saul, non facciamo come il gemello di Giacobbe. Signore aiutaci, che vendette la primogenitura, Esaù vendette la primogenitura, tutti i diritti che aveva. Lo barattò per un piatto di lenticchie. Il Signore ci parla anche oggi, nell'Epistola agli Ebrei, nel capitolo 12, dal verso 5 al verso 11, ci aiuta a comprendere quanto è importante essere attenti alla prevenzione che Dio fa nella nostra vita. Leggiamolo insieme. Non dimenticare l'esortazione che ci rivolge. Figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quelli che gli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli. Infatti, qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto bisogno, da loro dalla loro, dalla, avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Inoltre abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo forse molto di più al Padre degli Spiriti per avere la vita. Essi infatti ci correggevano per pochi giorni come sembrava loro opportuno, ma Egli lo fa per il nostro bene affinché siamo partecipi della Sua Santità. È vero che qualunque correzione sul momento non sembra regare gioia, ma tristezza. In seguito però, tuttavia produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. E anche questo giorno il Signore ci ha parlato. Facciamo tesoro dei consigli della parola del Signore. Signore, aiutaci, perché Lui vuole il nostro bene, ci prende dal verso giusto, ma noi dobbiamo ascoltare. Ascolta, Israele. Quando dice ascolta, vuole dire: così ti trovi meglio più avanti man mano che camminiamo. Vogliamo ringraziare il Signore insieme? Preghiamo. Signore, ti ringraziamo che anche oggi tu hai fatto prevenzione per ognuno di noi. Dacci grazia di muoverci secondo le direttive che tu ci dai nella tua parola, perché quelle che tu ci dai funzionano e notiamo e vediamo la differenza. Te lo chiediamo tutti insieme. Ti presento ogni sorella, ogni fratello, tutti coloro che siamo stati insieme, che lo Spirito Santo continui a parlare ai nostri cuori, cuori compreso me perché abbiamo bisogno di ricevere da te quell'aiuto e quella prevenzione che ci serve per continuare il nostro cammino perché tu ci vuoi portare a destinazione sani e salvi con i consigli della tua parola benedicici insieme e continua a suggerirci come muoverci per piacere a te e a te padre. Figlio e Spirito Santo, diamo lode, onore e gloria ora e sempre. Amen. 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 Prendi nota dove abbiamo letto e condividi questo messaggio. Non disprezziamo i consigli di Dio. Proverbi 19, 2 e 3, Salmo 14, 1, Genesi 4, 5 a 7, Atti 20, 27, Genesi 4, 8, 1 Samuele 15, 23, 15, 26, 15, 35, 16, 1, 2, 30. Proverbi 3:11, Genesi 25:34, Ebrei 12:16, Salmo 51:17, 17, 51, 10, 11, Luca 11:13, Ebrei 12 da 5 a 11. Condividi questo messaggio con i tuoi amici sui social dovunque puoi, portiamo il Vangelo che aiuta. Ogni cuore di avvicinarsi a Dio per trovare salvezza eterna. Alleluia. Noi siamo chiamati a questo ed ognuno di noi deve fare la sua parte per raggiungere ogni creatura, perché l'Evangelo deve essere predicato, annunciato ad ogni creatura per avere la possibilità di essere salvato, di essere salvata e questo è compito di ogni credente e a Dio piace quando tu lo fai e ti benedici. Cominciamo ad essere obbedienti e fedeli nelle piccole cose e man mano lui ci affida le grandi. Dio ti benedica. Ci vediamo stasera Dio piacendo insieme ad altri quattro pastori e insieme metteremo nella mangiatoia dove tu ti puoi nutrire per 24 ore al giorno la parola di Dio che crea, aumenta la fede nella nostra vita e ci avvicina a Dio. Dio ti benedica, pace a questa sera, Dio piacendo.